Ciao, sono Emanuele da Piran del Trofeo Mountain Bike Euganeo. Oggi mi trovo a Villa Draghi, come potete ben vedere, in versione molto rilassata, forse perché siamo arrivati alla quinta tappa che vi sto per presentare, nonché la penultima, l'XC della Villa, organizzata da Cicli Morello del 30 giugno 2024. Come prima cosa, non dimenticatevi, dovete sempre mettere like a questo video, che a noi ci fa un sacco piacere. Iscrivervi al nostro canale YouTube per essere sempre informati e seguiteci sui social per avere tutte le ultime notizie. Anche in questa gara, come sempre, dovete iscrivervi tramite il portale Race Result. Mi raccomando, le iscrizioni chiudono alle 23:59 del 28 giugno 2024, quindi 2 giorni prima. Come sempre, chi prima si iscrive, prima viene nominato e entra in griglia. Sarà possibile iscriversi anche il giorno della gara, sempre con 5 euro di supplemento per spese di segreteria Axi. Quando arriverete qui la mattina della gara, come sempre, dovrete trovare parcheggio. La via principale di accesso al parcheggio di Villa Draghi di Montegrotto sarà chiusa, quindi dovrete parcheggiare lungo la strada che mi pare si chiami Via della Croce Rossa. Come sempre, la segreteria, i servizi e il terzo tempo li troverete giù dove c'è il parcheggio di Villa Draghi. La segreteria aprirà come sempre dalle ore 7:30 alle ore 10 per dare la possibilità di arrivare un po' più tardi che alla seconda partenza. Anche questa gara doppia partenza, quindi prima partenza ore 9, partono gentlemen, super gentlemen, donne, debuttanti primavera. Seconda partenza ore 10:30, partono junior, senior e veterani. Attenzione! Non dimenticatevi che poi mi fate bestemmiare i giudici. Ci siamo già giocati 7 santi in paradiso. Cercate di presentarvi un quarto d'ora prima alla partenza per fare l'appello. Quindi chi dovrà partire alle 9 alle 8:45 si fa trovare giù sul piazzale. Chi dovrà partire alle 10:30 alle 10:15 si fa trovare giù nel parcheggio e facciamo l'appello. Grazie. Per quanto riguarda il numero di giri, anche in questa gara abbiamo fatto doppio percorso, quindi più corto per la prima partenza, più lungo per la seconda partenza. Quindi, prima partenza, gentleman, super gentleman, si beccano 4 giri, donne, debuttanti, primavera, se ne beccano 3. Seconda partenza, se ne beccano tutti 4 e si beccano il giro lungo. Allora, bene, mi trovo sul parcheggio di Villa Draghi, come vedete, la partenza sarà qui, circa, come solito. Quindi 3, 2, 1, via. Parte subito bella in salita, mi raccomando non crepatevi subito qua, vedo già dei bei segni. A differenza degli altri anni si prosegue un po' più avanti qui, fare il giro della panchina giusto per prendere questo un po' più rapido, un po' più in velocità. Non ci sarà il doppio senso, quindi qua sarete già liberi di superare. Qui invece ci sarà il doppio senso, si terrà alla sinistra e su di qua. Oggi sarà una bella sfida a stare in piedi, a non mettere giù il piede, viste le copiose piogge, ma dicono che per domenica non piove più e sarà tutto asciutto. Molto bene, se no vi vedremo fare dei bei carpiati come a Crank Montana, l'ultima gara di Coppa. Ah, non venitemi quei copertoni da 2,4, 2,6 maxi suspend, cercate di mettere un po' di tassello, e poi come direbbe Marco Aurelio Fontana, pressioni plush un po' più gonfie. Mi mettete già morbido, bisogna fare questa rampampetta. Questo è un vero cross country perché tutto un sali e scendi, come vedete, anche qui si gira e si risale. Olè, qua si scende, spezione 2 gradinetti. Qui pintata a destra e ci ritorna verso il cancello. Come sempre l'occhio qui, c'è il doppio passaggio, si sta a sinistra.
Dopo aver praticamente circumnavigato tutto il parco della villa, si arriva al cancello dietro, si gira a sinistra, si comincia a salire un pochino. Attenzione qui che il cartello si vede poco. Entrate qui, destra destra, e si scende un pochino, un po' scivoloso anche qua. Sarà una gara molto divertente. No, 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 no. Mi ha un po' imbarcato. Oh, vediamo come è messo qui. No, dai, pensavo peggio. Mi raccomando, è come con i tasselli. Mi servono le doti dei ciclocrossisti. Olè. E qua siamo fuori. Torniamo sulla strada principale, abbandonata prima. Giriamo a destra e ricominciamo a salire. Blocco forcella. Oh, dai che qui viene il bello. Metto un rapportino un po' più morbido, che qui c'è una bella rampetta. Dove andiamo a prenderla? Forse era meglio all'interno. Anzi, vedetela all'interno. Qua si continua a salire. Fino a qui direi tutto bene, qui attacca, eh. Ora, ole, sinistra, un po' spiana. Attenzione qui, prima dell'albero, tiene la destra, occhio che qui ci incroceremo, sono quelli che vengono giù. Poi siete sempre voi. Guarda che poesia, circondati dalle margheritine. Che poesia. Oh, qui hanno tolto la freccia. Molto bene. Qua si va a sinistra. Qui la freccia c'è. Bello chiaro, si gira a destra. Vediamo se i buon temponi l'hanno tolto anche qua. E infatti l'hanno tolto anche qua. Eccola qui. Questa era qua. Noi la rimettiamo. La rimettiamo alla faccia loro. Torniamo al nostro percorso. Sinistra, destra, casa abbandonata. Qui su a sinistra. Ve lo dico già, mettete un rapporto morbido, perché qua secondo me un po' me la faccio a piedi qua. E si esce, si torna sulla strada principale e si continua a salire. Freccia a destra, si continua a salire. Oh, vedo una freccia. Sinistra, non si taglio per di qua e dai. E abbiamo risparmiato qua la deviazione l'anno scorso. Quindi qua si arriva su, si tiene la sinistra. Credo questo sia il punto più alto che raggiungiamo. Arrivati qui si scende. Occhio a frenare con un po' di anticipo qui, freccia a sinistra. Oh, punto importantissimo. Prima partenza, gentleman, super gentleman, donne, debuttanti, primavera, a sinistra, junior, senior, veterani, a destra. Dopo ci si ricongiunge. Oh, allora, vediamo qua, vado a canovaccio. Qua secondo me la linea meno sporca, questa, qua risalgo su,
vado piano che vi faccio vedere, cerco di restare su, qua mi incanalo al centro e la lascio correre, olè, sopravvissuto. Si vedrà poco per via del buio, ma consiglio di fare un salto a provarlo col petto libero e col bagnato. Arrivati a questo punto si svolta a sinistra, si risale, freccia l'avete vista. Vorrei farvi la solita raccomandazione di non tagliare. Non tagliate. Tanto mettiamo le fettucce. Quando si arriva qui si gira a sinistra, tenete la stretta a sinistra perché dall'altra parte poi ci torniamo. Altro punto importante, da qui, vedete, da qui verranno giù quelli della prima gara, si ricongiungeranno qui con il resto del percorso, quindi praticamente tagliano il ferro di cavallo. Qui la freccia un po' in fondo a destra, qua si lascia correre. Tutto il pistino guidato, sottobosco, bello fresco. Attenzione qui, tenete la sinistra stretta, che da di là siamo arrivati prima. Qui a destra. Attenzione qui che ci incrociamo con quelli che vengono su, attenzione qui al scalcino, mi raccomando. Freccia a destra, scende giù, seconda, salve, massi, bagnati, destra, secondo me qui conviene fare un po' di velocità, scaricare un po' di fango dal copertone, si riesce. Fino a qui tutto bene, qua secondo me oggi un po' infangata. Allora, io qua terrei la sinistra, poi lì andrei di là, ma qui ho visto una linea, non so se è più veloce. No, non c'è proprio per niente, non è per niente più veloce. Conviene tenerla a destra. Qui a differenza degli altri anni, vedete che c'è la freccia, non si va giù dritti, ma si va di qua. Attenzione al contropendente, un po' di fango. No, qui è un po' scivoloso, raga. Vada, viene a scendere. Olè, freccia. Olè, e si tira a destra. Torniamo giù verso il parcheggio, come l'anno scorso si salirà qui dietro la panchina, poi scendere qui, prendere il ponticello, è l'unica cosa che non scivola. Freccia qui a sinistra, ok, andiamo come messo qua, è bellissimo. Va un po' buio, senza lenti, un po' fatica, molto bene, ottimo grip anche là, devo dire la verità. Freccia a sinistra, si scende e wow, siamo nel partito. Dire percorso pazzesco in queste condizioni, troppo divertente, veramente divertente. Ok, sono tornato in situazione di relax dopo aver provato il giro, anzi avervi mostrato il giro, io l'avevo già provato. Giro che nella versione lunga misura 5,5 km con circa 180 metri di dislivello, mentre nella versione corta 500 metri in meno con 160 metri di dislivello, da ripetere più volte in base alle categorie. Detto tutto ciò, non mi resta che ricordarvi il mio appuntamento ad essere qui presenti a partecipare alla quinta e penultima tappa del trofeo
del 30 giugno 2024 organizzata da Cicli Morello. Non mi resta che ringraziare come sempre tutte le amministrazioni, tutti gli sponsor, tutte le persone che ci danno una mano, che ci hanno sempre dato una mano, che rendono possibile questo trofeo. Ragazzi, un saluto, ci vediamo domenica, ciao!